Cosa è successo? Dove sono? Mia signora, come ti senti? Non bene. Mietitore? Pare che ti abbia risparmiato, però. Forse sarà il suo spuntino pomeridiano. Yeah.
Siamo vicine. Questa volta osserva, non parlare. Furia fantastica. Accedia, la resa dei conti è vicina. Sarai giudicato in combattimento, come tutti gli altri! Garrard, prego! Ti pare forse che abbia intenzione di combattere contro qualcosa o qualcuno? Non hai scelta! C'è sempre una scelta, cara. Io scelgo di non scegliere. È troppo faticoso. Riderei di te, ma sarebbe faticoso. Non offenderti, stai interpretando perfettamente il tuo ruolo in questa sceneggiata. Ma davvero, perché sforzarsi? È l'Apocalisse, sì. Mi lascia totalmente indifferente. Mi interessa solo il benessere. Non ti suona familiare? Taci! E come puoi vedere, vivono solo per questo. Dovresti provare. Se hai intenzione di rilassarti, posso fornirti un paio di schiavi. Mi rilasserò solo quando tu e i tuoi simili sarete morti. Spero solo che gli altri siano più combattivi. Che vivano o muoiano, a me non interessa. La capisci, vero, cavaliere? La futilità di tutto ciò. Perché non ti unisci a me e ti scrolli tutto di dosso e ti godi il dolce far nulla? Credo ti ci abitueresti facilmente. Hai intenzione di rinunciare alla missione? No. Riesco a percepire il tuo rammarico da qui, signora. Posso suggerire di indirizzare il tuo odio all'esterno? Non hai fallito ancora. Spiegherai, dolcezza!
avversario, brillantore ovunque, la vera, urla, colpi e calci, e per forza. Ora mi spingi a muovere! In nome di questa tua triste crociata. Mi stai supplicando? Ritrova un briciolo di dignità. Tesoro, la mattina mentre prendo il tè, degli schiavi mi puliscono il culo con le ali degli angeli. La dignità è un'illusione, come l'equilibrio per il quale combatti. Oh, non ti senti sfinita? Sì, anche il combattimento più sfiancante è meno tedioso del non far nulla. Nell'ultimo millennio non ha mai fatto tanto esercizio.